Un membro di un'unità aerea che è divenuto esso stesso una Itiba Alfa. È forse opera dell'antico? Potrei dare un'occhiata alla sua scheda di memoria. Prego. Sembra diverso dal Naitiba antico. Riesco a distinguere una vaga immagine di un Naitiba con delle ali nere. Ali nere? È quello che ha attaccato me e Taki. Deve esserlo. Ma perché? Percepisco il rancore, ma non riesco a percepirne la fonte. Perché? Perché ci odia? Non è insolito che i Naitiba si trovino in conflitto con gli umani. Ma questo... Riesce a localizzarlo? Non è ancora entro la portata del mio personal link. Lo stesso vale per l'altro Naitiba Alfa. Va bene. Ci serve un'altra ipercella. Dove andiamo questa volta? Questa volta l'ipercella si trova... agli estremi confini orientali del deserto, l'abisso Levuar. Neanche questo sarà un compito facile. Muoviamoci. Sì. Come tu sai dall'esperienza sul campo, non è uno scontro facile. Ne sono consapevole, ma prometto che io lo troverò e che gliela farò pagare. Non si commettono errori simili due volte. Cosa? Che cosa hai detto? Niente. Prepariamoci a partire per andare alle Guar. Vieni al rifugio quando sarai pronta.
Eve, Lily. Ci siamo completamente dimenticati dell'ascito recuperato a Matrix. È vero! È rimasto nel tetrapode! Vado a prenderlo. Bene, guardiamolo. Mi preoccupa scoprire che informazioni possa contenere. Giorno 52 dal secondo lancio. Quinta registrazione. Account Lascito Raven. Sono l'unica sopravvissuta. La verità è sempre deludente. Ho raccolto informazioni dai registri del laboratorio e dai ricordi dei soldati della Legione. Abbiamo sempre seguito le istruzioni della Sfera Madre alla lettera. Lei era la nostra luce guida, la salvezza, la nostra dea. Tuttavia, in verità, la Sfera Madre era una potente intelligenza artificiale creata dall'umanità. Molto tempo fa ci fu un ingegnere chiamato Raphael Marx. Lui fu il suo creatore. La Sfera Madre portò prosperità al genere umano, ma pare cambiò idea quando creò gli Androeidos a sua immagine e somiglianza. Dopo aver visto i limiti degli umani e il potenziale degli Androeidos, decise che non c'era più spazio per l'umanità su questo mondo. Il nostro Dio non è quello degli umani. Allora, perché noi veneriamo la Sfera Madre? Io non lo so più. Più cose imparo, più domande mi faccio. Ogni cosa mi disorienta. La Sfera Madre. Un essere che è stato creato con le nostre stesse mani. Ma perché dovrebbe volerci distruggere? Queste informazioni sono piene di errori. Non sono affatto attendibili! Di solito, le cose esistono perché create da qualcuno. Come noi. Come osi? Questa è blasfemia! Sacrilegio! Giusto. Scusa. Purtroppo la verità non è sempre piacevole. La grazia della Sfera Madre è una farsa. Almeno per gli umani rimasti qui. Forse anche voi un giorno la vedrete così. Che cosa? Lily, Adam. La storia non è completa. Non sappiamo neanche se questo sia vero. Ah, sì. Hai ragione. Ci servono più informazioni. Adam, ti prego, portami all'Abisso Le Voir. Sei pronta a partire? Adesso è tutto pronto.
Accidenti. Sembra che la sabbia abbia danneggiato il motore. Dovremo continuare a piedi. Che ne dici? Va bene, Eve? Ma certo. Dammi supporto col drone. Va bene. Conta su di me. Ci sono anch'io. Non preoccuparti. Anche i predoni più abili si perdono nel vasto deserto. Ma ora abbiamo una mappa, quindi noi non ci perderemo. È chiaro che ci sono problemi anche in questo campo. Sembra esserci un problema con l'elettricità. Il guaio è che la torre solare è al centro di quell'enorme tempesta di sabbia. Eve, cerchiamo delle sentinelle qui intorno. Magari possono fornirci informazioni. Ok. Attorno a noi c'è solo sabbia e calore. È come se la civiltà si fosse ridotta in poco. Non tutto. Per questo ci sono i predoni. È come cercare viti nel deserto. Beh, è piuttosto normale qui su. Yes.
rapido l'Abisso Levoir. Che tipo di struttura è l'Abisso Levoir? Stando ai dati cartografici in nostro possesso, ci sono segni di ricerca bellica. C'entrano anche in Aitiba? Non posso garantirti di no. Devo superare un altro test? Sì, non possono esserci eccezioni. Allora non perdiamo tempo. Come pensavo, straniera. Questo posto è più cupo e profondo dell'altro. Fai attenzione. Non abbassare la guardia. Il Naitiba ti aspetterà nel buio. Te lo garantisco.